Eccoci qua nuovamente insieme in diretta in compagnia di Gian Maria De Paolis, il nostro esperto informatico. Buongiorno, buongiorno Gian Maria, Serena, bentornato. Che ci racconti di bello? Voglio incominciare con tante cose brutte, brutte, ripassiamo. No, 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 le brutte no, cose ti brutte, prego. Brutte, brutte, poi diremo che stanotte a mezzanotte sono cominciate le vendite dell'iPad 3. Che a mezzanotte? A mezzanotte. In America? No, no, in Italia. In Italia? Serena, Serena, venerdì, due venerdì fa cominciavano negli Stati Uniti. Ho capito, ma a mezzanotte? A mezzanotte è stata definita la notte bianca della Apple in alcune delle più grandi città italiane. Alcuni negozi, poi diremo, sono rimasti aperti da mezzanotte a un minuto e già c'erano le file verso le 19 di sera. Quindi l'effetto iPad va, continua, bah, con o senza Jobs. Invece purtroppo, e qui abbasso un attimo il monitor e prendo la vecchia carta, c'è qualcosa che non mi piace e riguarda Facebook. E spieghiamo meglio che cos'è. Nell'ultima settimana, e quindi parliamo degli ultimi 6-7 giorni circa, perché da giovedì ho fatto questo test e ho visto che purtroppo una sensazione che avevo avuto è stata pienamente soddisfatta, leggo di articoli, ma di articoli ne do qualche titolo, 17 marzo 2012, una tredicenne che aveva stretto amicizia su Facebook, trascinata in casa ed abbandonata alla periferia di Cerignola, gli aguzzini sono 5 coetanei, tra i 13, mi pare 14, massimo 16 anni. L'hanno conosciuta su Facebook, l'hanno piano piano uno dei ragazzi l'ha sollecitata a conoscersi poi fisicamente. Una volta che l'hanno conosciuta fisicamente gli hanno fatto delle foto, poi questo ragazzo delle foto un po', non voglio dire osevero, un po' particolari, poi questo ragazzo l'ha minacciata di pubblicare queste foto su YouTube, quindi un altro social network, da Facebook passiamo a YouTube, e la ragazzina, pur di non essere in qualche maniera svergognata su Facebook, su internet, quindi con i propri amici e i propri genitori, ha dovuto subire abusi sessuali dai quattro ragazzini. 17 marzo, vado avanti. Adesca minorenne su web e tenta stupro, ragazzo arrestato. Roma, 20 marzo, l'ha adescata su Facebook, si è fatto mandare alcune sue immagini provocanti e minacciandola di mostrare le foto ai genitori, l'ha costretta a compiere atti sessuali in webcam. Voleva cercare l'incontro fisico con questa ragazza di 17 anni, quindi non parliamo più di ragazzini di 17 anni. Per fortuna la ragazza in qualche maniera si è ribellata, ha parlato con i genitori e nell'incontro sembra che si siano presentati le forze dell'ordine insieme ai genitori. Andiamo avanti. Baby bulle picchiano una 14enne e si vantano su Facebook. 16 marzo. Praticamente protagoniste della vicenda un gruppo di studentesse di una scuola media di Vobarno nel Bresciano. L'aggressione era cominciata a scuola e proseguita in un parco. Le ragazzine, una volta che hanno picchiato la ragazza, mettono su Facebook frasi del tipo: la prossima volta che rompe gli faccio ingessare la gamba, ci dovevi essere, l'ho presa per i capelli e l'ho trascinata, che ridere, e così via. Quindi piena attività di cyberbullismo. Andiamo avanti. 22 marzo, la testata è Nostrana, ml.it. Messaggi e video porno identificano il molestatore della vibrata, che prima Serena ha letto sì, su tutti sulla i quotidiani, rassegna stampa. Giustamente, riportano questa cosa pazzesca. Esatto, mandava sms in continuazione, anche in piena notte, con messaggi dal contenuto volgare, in alcuni casi anche videomessaggi in cui si era ripreso mentre si masturbava. Le sue vittime erano donne di diversi centri della vibrata, tra i 25 e 45 anni, e attenzione, i cui numeri di telefono si rintracciavano spesso tramite profili di Facebook e social network. Insomma, parliamo di una settimana. Sì. E qui ci sono alcuni articoli. Moltiplichiamo questa settimana per un anno, immaginiamo quanto effettivamente sia pericoloso, possa essere pericoloso. Assolutamente, Facebook. Ma quello che mi terrorizza di più, e lo incomincio a dire perché l'abbiamo sempre accennato, attenzione, attenzione, ma i ragazzini, i bambini, cominciamo i genitori a stare attenti, perché ormai non sono più strumenti con il quale si giocano, con il quale si vedono i propri amichetti, ma veramente portiamo molta attenzione. Un consiglio per tutti, l'altro giorno e poi era ieri, ne parlavo con un amico. Cerchiamo di posizionare i computer dove i nostri figli si connettono, per il corridoio, nel tinello, nel soggiorno. Evitate di lasciarli, soprattutto se i ragazzi sono molto piccoli, nelle camere da letto, perché guardate, una porta chiusa in una camera da letto con un computer connesso a internet è come se il nostro bambino di 10 anni lo prendiamo e lo mettiamo a mezzanotte in piazza a Roma. Non cambia nulla, non c'è controllo, non c'è supervisione, sono purtroppo, ripeto purtroppo, oggetti poi di persone pericolose.
malevole, quasi come i software. Quindi veramente un piccolo consiglio, sta esplodendo questo fatto che soprattutto qui in Italia i minorenni sono soggetti a grandi difficoltà da parte dei social network, perché non sono monitorati, non sono controllati e poi sui giornali ormai un giorno sì, un giorno no succede qualcosa. Prima della trasmissione abbiamo inserito una ricerca su Google, scherzando relativamente, sul Google News, solo la parola Facebook, tra varie risposte ne è uscita una di una donna che è stata molestata, aggiornata 11 ore fa, dal suo ex compagno su Facebook. Quindi veramente fate attenzione, perché non si scherza più. E poi siamo, tra virgolette, fortunati dal punto di vista della notizia, che non solo abbiamo parlato Roma, Brescia e quant'altro, ma anche Teramo. E l'ultima era di oggi, purtroppo, del molestatore tramite Facebook. I vostri dati personali su Facebook evitate di inserirli. Se li dovete inserire, proteggeteli con le impostazioni delle privacy, ma attenzione, perché altrimenti non fate altro che dare informazioni a chi non vi conosce. Io altro non aggiungerei, mi sembra terrorismo informatico. Serena l'ho ammutolita, poverina. No, infatti ti ho visto con questo sermone assolutamente correttissimo che condivido al 100%. Anche io durante la rassegna stampa, infatti, manco a farla apposta, ho approfittato per ricordare come Facebook possa essere veramente uno strumento deleterio, soprattutto per i minorenni. Quindi sempre grande attenzione se gli adulti vengono appunto... Allora, differenza tra smartphone, iPad e portatile. Allora, vedi che non sono l'unica a non essere addentrata nella materia. È abbastanza semplice. Però veramente, sappiate che su Facebook, se si è minori di 13 anni, non ci si può iscrivere, è vietato. Se qualcuno sa di bambini che hanno un'età inferiore di 13 anni, possono comunicarlo direttamente a Facebook, anche non avendo un account Facebook, il social provvederà immediatamente a rimuoverlo. Quindi, computer mettiamolo nelle zone di passaggio, così le persone, i genitori li vedono e dicono è brutto un computer in giro, ma comunque guardate oggi c'è la televisione, in giro ci sarà anche un computer. Ah, certo. E con questo chiudo, perché veramente la crescita ultimamente di queste attività purtroppo sta diventando esponenziale, cellulari, foto, fotografie, video e quant'altro. Andiamo avanti. Rispondiamo avanti al nostro amico. Lo smartphone che cos'è? Lo smartphone è un cellulare di ultima generazione. Smartphone, proprio phone smart nel senso brillante e rapido, è un cellulare che permette di fare video, fotografie, riprese, giocare, scaricare applicazioni, scaricare giochi. Quindi gli smartphone sono cellulari avanzati, esempio l'iPhone, esempio i Samsung. I vecchi Nokia, dove si faceva semplicemente il numero e c'era una rubrica telefonica, erano invece cellulari mobile, semplicissimi cellulari. Quindi lo smartphone è un cellulare avanzato di ultima generazione. L'iPad è un tablet, cioè che cosa significa? Dove sta? Eccolo qua. È un tablet, cioè è una tavola, volgarmente, una lavagnetta, vedete? È una tavola dove ci si può interagire in maniera touch, quindi si può toccare, è un effetto agenda perché è piccolina, vabbè, non ha bisogno di altre presentazioni, quindi è un oggetto prettamente utilizzato in ambiti organizzativi e gestionali, sono eccezionali. E non ci si può telefonare. E no, con l'iPad, l'iPad non ci si può telefonare, a parte che sarebbe molto brutta questa operazione. Sì, con alcuni Samsung Galaxy Tab più piccoli si può telefonare, però io all'aeroporto ho visto uno che telefonava, era circa la metà, questa cosa qua era brutta veramente, sì, compratevi un microfonino casomai, e Bluetooth. E invece il portatile è un computer portatile. Quello che hai sulle gambe. Eccolo qua, abbiamo due, eccezionale. Abbiamo uno smartphone, ma lo cacciamo. Questo è un portatile, un computer portatile. Qui faccio una sfumatura. Poi c'è il computer portatile, c'è il computer portabile, che sarebbero i computer portatili che di solito hanno anche il tastierino numerico. Serena mi guarda, ma esistono queste cose mostruose che sono più grandi, hanno, di solito sono un 15-20% più grandi, e sono i portabili, cioè sono computer portatili che hanno anche il tastierino numerico e quindi diventano molto grandi. Cioè che non sono tanto portatili, sì, però sono portabili, portabili, cioè, volendo esatto. Ve li potete portare volendo dietro. Perché pesano. Portabili perché volendo. Volendo. E poi ci sono, sempre nella famiglia dei portatili, i netbook. I netbook quali sono? Sono quelli piccolini invece, quelli con i monitor così circa, con i monitor da 8 pollici, vabbè, dei mini portatili, chiamiamoli così. Ovviamente sappiate che i netbook il più delle volte, lo dico perché qualche volta qualche amico lo compra e poi fa questa scoperta grandiosa quando è evidente, non hanno lettori CD-ROM, sono esterni proprio perché sono ridotte le dimensioni, quindi netbook, raramente ci sono netbook che hanno dei CD-ROM inclusi.
Il lettore CD-ROM o DVD-ROM incluso di solito ce li hanno modelli molto avanzati, tipo i Sony della linea Vaio, ma parliamo di computer che cominciano a costare 1.500-1.600 euro, perché Insomma, non sono ci si può piccoli. inserire il Non ci dischetto. si può inserire il Perché dischetto, il poi vedi. CD-ROM, perché il dischetto noi nel nostro gergo un'altra Ah cosa, no, il il dischetto, vabbè, ormai quello è CD-ROM. passato, penso non esiste più. Passato. Qualche cosa non si trova più in vendita, ma ancora Però, vanno no, giri, perché devi parlare semplice. Se giustamente una persona chiede la differenza tra un portatile e uno smartphone, tu non puoi parlare Il complicato. dischetto, Il dischetto. CD-ROM, CD, CD, DVD, DVD, esatto, ok. Blu-ray, Ok. Il per capirci. Speriamo dischetto. di essere stati chiari, comunque bene o male è questa. Ovviamente tra i tablet, quindi l'iPad, da ricordare anche il Samsung Galaxy e quindi tutta la linea, più altri, tanti altri che ve ne sono, questi sono i due più famosi, sono presi sul mercato. Aggiungo un'ultima cosa che mi è venuta in mente adesso, poi c'è anche l'ebook. L'ebook di solito della Kindle fatto da Amazon, ma ormai se ne trovano in giro presso i nostri negozi, tra mano ce ne sono tanti, invece sono i lettori di libri digitali, che non sono tipo l'iPad o il Samsung, cioè non sono dei tablet, cioè permettono solo di leggere, fare degli appunti, segnarsi, casomai scaricare qualche aggiornamento del libro, ma fanno solo quell'operazione, costano di meno e hanno interfacce molto poco potenti. I tablet sono invece esattamente l'evoluzione, perché sono insomma degli organizzatori a tempo pieno al 100%. E quindi speriamo di aver risposto al nostro amico. Bene. Invece veniamo all'iPad. Perché 2 settimane fa partivano le vendite negli Stati Uniti. Il primo prodotto lanciato dopo la morte del guru Jobs, non si sapeva il mercato come poteva rispondere, come non poteva rispondere, ovviamente il mercato ha risposto benissimo. Sono stati venduti solo nel primo weekend 3 milioni di pezzi, con file di ore e ore e ore di fronte ai negozi e all'Apple Store. Cosa interessante è che da mezzanotte di questa sera il nuovo iPad, intanto prendiamo una schermata, nel frattempo che la carichiamo, tanto per renderci conto. Il nuovo iPad è possibile comprarlo anche nei nostri negozi, perché da questa sera, o meglio da mezzanotte, come dicevo prima, ci sono stati alcuni negozi, ecco qui siamo sul sito della Apple, da mezzanotte, o meglio da mezzanotte un minuto, alcuni negozi della Vodafone One, quindi della catena Vodafone, hanno permesso in città tipo Bologna, Roma, Catania, mi pare Venezia, Milano e così via, di poter acquistare proprio a mezzanotte un minuto il nuovo supporto. E già poco prima delle 10, qualche report su internet diceva che nelle città più importanti c'erano delle file. Ho preparato una Posso fare scheda, una eccola domanda? qua. Io ho paura delle domande, attenzione, aiutatemi. Se mi fa una domanda difficile, chiedo l'aiuto dell'SMS. Ma perché tutta questa fretta di comprarlo? Per paura che poi Perché è una finisca? Ho moda, tendenzialmente. capito, ma se lo compro il giorno dopo o il pomeriggio successivo, Allora, che cambia? attenzione, un responsabile marketing direbbe profiliamo chi è il target. Chi è il target? Il target tendenzialmente sono appassionati. Ho capito, ma io posso dare Nell'informatica tutte avere un pezzo un minuto prima, allora se facevano il day one stanotte ad Teramo io c'ero. Io avevo pensato quasi quasi vado a Roma a Sì, prendermelo. ma un conto è che uno vuole vivere la festa, Ma è una diciamo. festa, è un evento e le Ho persone vogliono capito. partecipare a quell'evento, cioè Cioè, io non l'evento di capisco la essere. fretta di doverlo comprare a mezzanotte. Cioè, il giorno dopo uno tranquillo si sveglia con calma, si fa una doccia, si Ma veste perché quando e si lo va a prende. Ma comprare. perché Ma la. con la confusione vuoi fare una domanda? Neppure puoi, No, insomma. assolutamente. Che domanda? Là si prende in Appunto. silenzio, si firma e facevano. Se avete visto in giro le persone, i primi che sono uscivano le foto, New York Times, tant'è pensate che il New York Times ha dato 10 consigli per affrontare la fila dell'acquisto dell'iPad 3, che in realtà si chiama Io secondo iPad me, boh, non lo so, cioè non mi sento, cioè non appartengo a questo mondo, mi dispiace. Sono un extraterrestre. Vabbè. Tante vendite. Se riusciamo a Vabbè. ripartire, a riproporre la schermata, io ho fatto una rapidissima scheda. Al momento sembrerebbe disponibile di colore nero, al momento io li ho visti tutti in nero, probabilmente sarà anche la versione bianca, ma io l'ho vista nera. Le pezzature sono esattamente le stesse, 16 GB, 32 GB, 64 GB, e poi i prezzi a secondo se è solo Wi-Fi,
quindi 4,79, 5,79 e 6,79 in termini di euro, oppure se 4G, 4G significa sia Wi-Fi ovviamente sia 4G. 4G intende le nuove connessioni per andare su internet con gli operatori telefonici. E i prezzi qui si aggirano a 5,99, 6,99, 7,99. Andiamo velocissimi. Quindi, questi sono i prezzi da oggi disponibile su quelli che sono invece. Sempre che non siete andati a mezzanotte a comprarlo, perché guai a non averlo prima di Gianmaria, per No, assolutamente. esempio. Magari ad averlo prima di Guarda. Gianmaria lo invitiamo e ce lo facciamo presentare. Vabbè, Poi andiamo un'altra veloci, cosa veloci, veloci. rapidissima, sempre per quanto riguarda la Apple, il TAR del Lazio ha sanzionato con una multa di 900.000 euro Apple, o meglio tutte le società che operano nel mondo Apple per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, proprio perché in Italia e quindi in Europa, noi come sappiamo, apro la parentesi, dovremmo avere una garanzia di 2 anni. Oggi la legge dice che qualsiasi prodotto comprato ha garanzia a 2 anni. La Apple è stata multata perché, come molti di voi sapranno, soprattutto quelli che hanno i prodotti Apple, la Apple dice che non vi è garanzia di 2 anni, ma solo di 12 mesi. In realtà sul nostro territorio la garanzia deve essere portata a 2 anni. La Apple è stata multata per questo motivo e sappiate, vi do un dato che può tornare utile, che un 22enne, Nils Calasanzio, comunque insomma un italiano, un vicentino, assistito da varie associazioni di consumatori, ha fatto causa perché entro i 2 anni aveva avuto un problema con un hardware della Apple. L'Apple gli aveva detto che non gliela cambiava, in realtà ha dovuto non solo cambiarlo, ma anche pagargli le spese legali e quant'altro. Quindi sembrerebbe che la garanzia dei prodotti Apple debba essere portata a 2 anni. Ed è stata multata anche perché questa non chiarezza di garanzia 1 anno o 2 anni faceva sì che molti clienti, nel momento di acquisto di prodotti Apple, sottoscrivevano anche la garanzia Apple Care, che è la garanzia appunto a pagamento ulteriore dopo il primo anno. Quindi il consiglio, il messaggio è questo: se comprate un prodotto Apple, non applicate al momento garanzia Apple Care, perché la Apple si dovrà in qualche maniera, così ha identificato il TAR del Lazio, allineare a quelle che sono le metriche europee, cioè la garanzia vale sul prodotto 2 anni. Comunque non comprate l'Apple Care perché, a meno che non vogliate tenere il prodotto più di 2 anni o mantenerlo e stare più tranquilli, i 2 anni dovrebbero essere previsti per legge. Quindi Perfetto. questa è l'ultima cosa e poi basta. Ultima Devi cosa. essere Siamo molto ipervelocissimo. smart. Attenzione se vi perdete il cellulare, rapidissimo, perché una ricerca della Symantec, quella famosa che fa il Norton antivirus che abbiamo sempre sentito, ha lasciato un paio di cellulari in giro per gli Stati Uniti e per l'Europa per fare dei test, abbandonati senza password né login, e hanno monitorato che di tutte le persone che hanno ritrovato il cellulare, il 72% che aveva trovato il telefonino ha guardato le foto, quindi subito vi vanno a vedere le foto personali. Il 57% ha tentato di aprire un file chiamato password salvate, era stato creato proprio per vedere quante persone ci cliccavano. Il 43% ha provato ad utilizzare l'applicazione, quindi l'app, per l'online banking presente sul cellulare. Solo il 50% ha contattato il proprietario, comunque entrando sempre all'interno di quella che è la rubrica dei contatti. Quindi che significa che se vi perdete il cellulare e non ci avete nessuna password, sappiate che i vostri dati ci fanno quello che vogliono, perché è proprio la curiosità di andarsi a vedere le vostre informazioni. Basta, non parlo più. Ok, perfetto. Io pensavo che il suggerimento era non Non lo fate, no, a perdete. parte quello, non usate il cellulare per fare le foto. Vabbè, Vabbè, non dai, usate il cellulare scherzo. per fare foto in cui la privacy è particolare, ecco, Ah, diciamo quello così, vabbè, cioè. ovvio. Va bene, Gian Va Maria, bene. devo salutarti, anche Un se veramente saluto. ti terrei qua perché sono informazioni assolutamente utilissime per tutti, ma abbiamo adesso, dobbiamo lasciare lo spazio all'assessore provinciale lavori pubblici, Licio Romandini, e quindi devo assolutamente abbandonarti. Ci vediamo tra 15 giorni, Un saluto ok? a tutti. Ciao Gian Maria e grazie, ci vediamo tra pochissimo.